tutti ragazzi, benvenuti a Corte. Stavo morendo, non so se sei notato. Comunque, ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Cortex Gaming. Ecco un altro video di Dragon's Dogma. Ci eravamo lasciati. Menu principale, oh yeah. Ok, no, menu principale no. Ah, perché partite, sì. Dunque, ci eravamo lasciati. Faccio un po' la voce impostata adesso. Ci eravamo lasciati con lui che gli avevano rubato il cuore, il nuovo Arisen, che non mi ricordo più come si chiama, l'ho chiamato il Cortex, quindi. Eccolo. Poi l'avevano preso, l'avevano portato a casa, vedete la cicatrice, com'è bella, l'avevano portato a casa e niente. Si è toccato il petto e il drago ha detto: prendi la spada. E lui adesso, con gente per terra da notare, va a prendersi la spada. Esamina, che me devo. Dai, questi puttanti che sbaglio, forse no. Scegli la classe, ancora la classe, dobbiamo scegliere. Certo, io sempre guerriero. Sempre guerriero, arciere. Ma però mi ispirano, sono tre. Attenzione, attenzione. Che diciamo, che diciamo? Un bell'arciere da lontano? O il mago con le magie da lontano? Maghetto, arciere, guerriero no. Voglio cambiare, maghetto arciere, maghetto arciere, maghetto arciere, maghetto arciere, maghetto arciere, a caso, a caso, a caso, va, va, a caso, a caso, attenzione, attenzione, senza guardare, stop! Mago, perfetto. Ok, mi siedo, nel frattempo perché ero in piedi, ragazzi. Faccio la telecronaca minuto per minuto di tutte le mie stronzate. Ok, le armi principali, spade e pugnali, sono indispensabili in combattimento. Quelle secondarie, archi, scudi, sono di supporto. Ok, perfetto. Posso un attimo anche il cellulare, che qui si parla anche russo, hai capito? Mi ha preso un bastone. Questo bastone, che devo fare? Attacco pesante, attacco leggero. E la fiammella. Scusi signora, ecco, faccio un nuovo lavoro. Faccio colui che va nelle cucine altrui ad accendere i fornelli. Fornelli, come faccio a rompere questo? Vuoto! Eccolo, fatto, rotto. Che abbiamo trovato? C'è qualcosa. Un sasso. Abbiamo un sasso. Il mio telefono vibra nel frattempo. Lo prendiamo questo sasso? Sì, lo prendiamo. Ok. Scusate le vibrazioni varie dei telefoni. Esportiamo anche qui. Rubo agilmente anche. Erba, cioè abbiamo solo erba. Fiammella. Lata. Ho rotto tutto. Ok, vediamo un po'. Ma io in questo casino che cosa devo fare? Salve, voi. Sto facendo un casino della Madonna e voi dormite ancora. La mappa. Raccogli. Pergamena vuota, non è la mappa, magari. Ok. Basta cellulare con queste vibrazioni, per favore, eh. Ok, sono uscito, You attenzione. say it left a glowing scar? Ma non dormiva? Yes, the wound has closed, and it seems the worst has passed, but his heart lies silent. If you would face me. Il drago è monotono, You è are già la terza sure volta. this? Che dice se mai dovrai affrontarmi? He is ill magic, the work of some curse. The whole world's already gone mad for fear of this dragon. Cellulare, hai rotto anche There's quelli che non no ho, good eh? come of this. I must go see to the others, Kina. Tell me if aught changes here. All right. E dopo aver asserito che il cuore di questo non c'è più, sconfiggendo i nemici e completando le missioni, guadagnerai esperienza, i tuoi parametri crescono con i livelli. Ah già, ma premi Start per aprire il menu pausa. Nel menu pausa puoi controllare i parametri, la mappa, le missioni, l'equipaggiamento e altro. Yeah. Benissimo. Ok, salve. Un nuovo item, missione completata, cioè ho fatto una missione solo per salvi, c'è un bastone, le piacerebbe che le accendessi la passione con il mio bastone, controsensi, adesso mi dà uno schiaffo, mi scusi, lei è mia moglie, penso, credo, la fidanzata, chi è lei? Parla.
Quina, si chiama. Inquina. Indi nome, quina di cognome. Dovresti essere a letto. Vorrei che non ti sforzassi così tanto, caro. Mi preoccupo per te. E questo è tutto. Vediamo. Il capo dice che la tua ferita potrebbe essere una maledizione del drago. No, potrebbe. È una maledizione del drago. Se è così, io non so come guarirla. Ti guarirei io a te a schiaffi. Ma deve esserci un modo, però. Oddio. Riparla. Non sei l'unico ad aver subito la furia del drago. No, sono morti tutti. Molti sono stati feriti, altri sono stati meno fortunati. L'intero villaggio era preoccupato per te. L'intero villaggio, proprio. Saranno sollevati di vederti di nuovo in forma. Se stai abbastanza bene, potresti fare visita agli altri. Che ne dici? Ok, dunque io devo vedere. C'è una casa. No, io prendo roba. Cos'è questo? Afferra, afferra. Spacca tutto. Ho visto un'altra bottiglietta. Fiasca vuota, di che cosa me ne faccio? Vabbè. Allora, qui che c'è? Ah, mele, pere, pompelmi, tutto. Ok. Prendiamo da mangiare, che sicuramente servirà. Raccolta. Torta. Qui che c'è? E brodo. Andiamo da un'altra parte. Lei è lì, lei è lì, lei è lì. Ciao. Come va? Ti ho lasciato qui da sola. Ok, usciamo fuori, va. Apri la porta. Il mondo dei pescatori. Cassardis. Che nome, che paese, che bello. Ok, dai, salvataggio del contenuto, non spegnere il computer. Completando le missioni, un'altra volta. E quante volte me lo dici? Spacco tutto. C'è qualcosa? C'è un pacco. Noci piccole. Oh, yeah. Potrai combinare alcuni oggetti con altri e ottenere risultati sorprendenti. Sperimenta per scoprire cosa puoi ottenere. Oh yes, oh yes. Usate la mappa. Allora, mappa. Mappa, io sono qui. Devo andare qua. Ah, vedi, 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 vedi. Muovi la mappa, cambia mappa. Apri elenco. Indietro, posiziona croce. Ma sì, mettiamoci qua, va. Posizioniamo croce. Ta. Sì, almeno penso che ci indichi la strada, no? Sì. E come corre? Pare che c'è un paletto conficcato nel sedere. O nel culo. Ma io posso entrare, credo, dappertutto? Sì. Scusi, rubiamo un po' di roba. Allora, raccogliamo. Fiaschetta, erba di campo, ce n'ho a quantità industriali. Posso fare un campo di calcio, di calcetto. Carote, carote, funghi e carote me ne prendo... una alla volta, ok. Qui spacchiamo sta cassa, va. Niente. Qui che c'è? Si può rompere? No. Ok, andiamo via. Ah, si può ovviamente potrei parlare con tutti, vediamo un attimo, giusto per. Salve. Oh, it's you. Ah, sei tu. Colui che ha tenuto testa al drago che ha attaccato il villaggio. Ho sentito cose orribili sulle tue ferite. C'è qualcosa che possa fare per te? Sì, un colpo in testa, così almeno non ci penso più. Questo? Hai visto Cortese? E sono io Cortese, sinceramente. Va bene, non ho più visto mio fratello dall'arrivo del drago. Non nemmeno tra i feriti. Sarà morto? Vuoi una fiammella? Vuoi una fiammella? Ti do una fiammella, così cucini meglio. No, Oddio, sto telefono. Poi, poi. Fatemi registrare. La signora! Chi è questa? Parli. Avrei preparato medicine per i feriti se avessi avuto il necessario, se solo l'avessi saputo. Ti prego, fammi un favore. Puoi raccogliere i fiori necessari fuori dal villaggio? Mi serve un fiore come quelli lì. E uno di un altro tipo. Quelli lì qua. Cerca di raccoglierne più che puoi. Ok. Le missioni disponibili cambiano a seconda dei tuoi progressi. Guarda cosa devi fare nel menu. Pausa. Ok. La gente con le icone rosse sulla testa hanno delle informazioni rilevanti per la tua missione principale. Se hai diverse missioni in corso, puoi impostarne una come principale nella sezione missioni del menu di pausa. Così facendo, persone, luoghi e oggetti importanti per la missione saranno evidenziati nella minimappa. Ok. Porta i fiori a Benito. Benita, uè Benita, ma siamo arriba, Benita, Benita. Salve.
Oh, mi hai lanciato la canna da pesca. Puoi aumentare l'affinità con gli altri dando loro oggetti, completando le missioni che ti propongo. Grazie. Se esegui azioni che non piacciono alle altre persone, l'affinità che hai con loro diminuirà. Ok. Cioè, mi hai lanciato la canna da pesca. E te ne vai così, senza rancore. Boh. Allora, dovrei raccogliere quest'erba, però io dovevo andare. Dopo aver accettato una missione, prima segnala sulla mappa e poi cerca gli oggetti e le informazioni necessarie. Che... I tipi di indicatori sulla mappa variano in base al tempo. Sì, scorri. Dunque, quindi io dovevo andare qua. Dovevo andare qui. Apri elenco. Ci siamo. Uno, due. Oddio. Rimuovi croce. Rimuovi croce e ci sono praticamente lì. Allora, mappa area. No, dobbiamo andare mappa locale. Scusate un attimo che. Ok. Porta i fiori, consegna i fiori. Ok, e dove stanno sti fiori mo? Oddio. Vabbè, questi li guardo dopo con calma. Fiorellini di maggio, fiorellini di primavera. Puoi acquistare equipaggiamento, sì, come tutti i giochi, sì. Ok. Eccomi. Cos'è successo? Chi è? Uno con un paletto nel chiodo. Che bell'uomo. E anche lui è stato ferito dal drago. E quindi quell'uomo che hai visto è della legione delle pedine. Gioca a scacchi. Vengono da qualche luogo sconosciuto, arrivano senza preavviso, sono gente strana. Non proprio umani, certo, ci somigliamo, ma gli manca la volontà, quella scintilla che ci fa andare avanti. Non hanno sentimenti e non sanno agire per conto loro, perciò fanno i mercenari, li chiamano mirmidoni. Però questo vecchietto mi ispira più una vocetta del tipo: c'è un accampamento a ovest del villaggio dove gli uomini si radunano per affrontare il drago. Scommetto che ce ne sono anche molti della sua razza. Perché non lo porti con te? Potresti scoprire qualcosa. Sono il vecchietto del Far West. Ciao, solo un po' di anni indietro. Vai all'accampamento. Ok. Parliamo con Diz. Ok. Acquistare che cosa mi ha detto? Non ho visto. Acquistare il compagno qui a Castadis renderà più sicuro il nostro viaggio fino all'accampamento. Do cazzo lo vado ad acquistare? Da questo? Salve, buon uomo. Lei la vedo molto scimpanzé. Perché parla da solo? Sì? Pronto? Ok. Allora, serve qualcosa? Un etto di mortadella se ce l'hai. Ma vai a fare nel culo, dove cazzo devo andare a comprare la roba? Perché credete che abbiamo bloccato il pozzo? Non lo so, perché? 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 Ok. Bel paesaggio, meglio evitare la riva se non volete incontrare un abissus. Allora, ricapitolandoci le missioni. Allora, porti fiori a Benitez, che è già stato esonerato dal Real Madrid. Scegli una categoria. No, che cazzo me ne fotte? Allora, cosa devo fare? Per piacere. Devo ancora... Grotta. Andiamo nella grotta? Ma sì. Dai, andiamo nella grotta, va. Dove sta sta grotta? Che è questo? No, la stalla. Rivediamo. No, sono andata avanti. È poco fuori, forse. Ok. Dunque, questo mi ha detto che dobbiamo comprare... Vabbè, ascoltate, io faccio un po' come voglio. Sali, va. Andiamo a vedere che c'è sopra. Un posto di vedetta, non è vero? Che vedetta?
La vedette, non la vedetta. La vendetta. Ok. Bella vedetta, sì. Una vedettona, guarda. Salve, mi segue lei. Scialta, va. Scialta un po'. Bue, cani e ca... Ma che animali siete? Bufali? Una mozzarella? Grazie, una mozzarella che ne vado matto. Forza. Che stai facendo? Hai rotto le cazze? Le cazzo anch'io, le cazze. Non c'ho talmente forza da rompere la cazza. Ah, la pietra, la pietra. Esamina. C'è qualcosa qui. E cosa c'è? Ah, va spostata. Afferra. Caffè. Esamina, c'è qualcosa qui. Sì, lo so che si deve spostare, ma... Non si rompe. Ma c'è un buco. Come si fa? Ah... Ah, il pozzo, la grotta, l'ho chiamata grotta. Vabbè, dai. Un po' in... Salve, c'è un punto interrogativo anche lei. Facciamo una missione. Sì, sì. Sì, accetto tutto, accetto tutto. Raccogli gli ingredienti, chi t'ha detto? Di solito quei fiori crescono vicino alle radici di grandi alberi. Io li tengo ben lontano dalle strade di questi tempi. Cerca solo di non farti male. No, no, no. Ok. Ah, cioè, sì. Perché? Bene. Ok. Che faccio? Allora, ricapitolando un'altra volta. Cronologia, opzione, equipaggiamento, missione. Che cazzo l'ho letta adesso? Ma vaffancuffia, va così facendo, sì, avanti. Consegna fiori, una pedina. Vai all'accampamento. Che facciamo? Consegniamo prima i fiori. Benita ha bisogno di fiori. La visita del drago ha lasciato, sì. Benita ha bisogno di fiori. Di sole e di chiari di luna per i suoi impacchi. Per prima cosa raccogli qualche fiore di sole e portaglielo. Bon. Quindi niente, vedi sulla mappa. Vediamo sulla mappa. Ah, devo uscire fuori. Uscita sta là, queste sono tutte quelle che... Missioni. Io sono lì, ma i fiori in dove li trovo? Ok, fai. Allora, l'ho levato. Ritorniamo a missioni, madonna quanto, queste sono le cose più pallose. Allora, vedi sulla mappa, dove le vedo sulla mappa? Comunque devo uscire. Ok, andiamo fuori. Perfetto. Ho capito. Ciccio, lui mi voleva potenziare, ma io per ora vado così. Andiamo fuori e non se ne parla più. Questa camminata da esperto qua. Esci. Via, fuori, signori miei. Alright. Presta attenzione all'ambiente e circostanze. Sì, circostanze. Circostante, come tutti i giochi. Questo però è un po' palloso, diciamo. Ok, andiamo, andiamo. Lo stanno, Steve. Questo gioco ha una funzione di autosalvataggio e salva periodicamente i progressi della tua avventura. Perfetto, allora diciamo così, qui autosalvato, io mi fermo qui, ok, esco da qui ragazzi, continuiamo poi la missione. Purtroppo questi primi gameplay di questi giochi vanno capiti, soprattutto se non ci ho mai giocato, quindi vanno un po' capiti come, dove, perché, tutti i pulsanti che bisogna usare, un pochino ho capito un po' di più. Ci vediamo alla prossima puntata, che dobbiamo raccogliere questi fiori e poi dobbiamo seguire la pedina. E niente, proseguiamo poi con la nuova puntata di Dark Arisen, Dragon's Dogma. E ci vediamo al prossimo gameplay. Spero di farlo uscire al più presto, perché la cosa si comincia a fare interessante. Ciao a tutti ragazzi!